dorso. Beh, è lo stile che facciamo tutti per primo, quando impari a nuotare e ti approcci al nuoto, perché non sei legato alla respirazione. E quindi uno pensa, il dorso è lo stile più facile. No, non è così. Il dorso è estremamente complicato e al tempo stesso è stilosissimo. Il dorso, a mio avviso, è lo stile più elegante in assoluto, ma deve essere fatto morbido, deve essere fatto fluido, lo devi fare tuo. E oggi andiamo a vedere proprio questo. Il dorso nel corso degli anni ha avuto ovviamente uno sviluppo. Quello che andiamo a vedere noi oggi però è un dorso che ci permette di nuotare in maniera tranquilla, serena ed efficace. Partiamo dall'alto e poi andiamo ad analizzare ogni componente, ogni parte del corpo per vedere come stare in acqua. Benvenuti a questa nuova puntata di School of Swimming. Volkswagen. Il dorso nel corso degli anni ha avuto ovviamente uno sviluppo, a tratti anche super spettacolare. Consiglio a tutti di andare a vedere quella che è stata la finale olimpica del 1988, divertentissima, sono successe cose che sono assolutamente inimmaginabili. Attualmente invece l'evoluzione del dorso è più legata alla frequenza, al movimento delle spalle, dettagli estremamente tecnici. Quello che andiamo a vedere noi oggi però è uno stile di base, un dorso che ci permette di nuotare in maniera tranquilla, serena ed efficace, in modo da poter rimanere in acqua anche andando all'indietro, cosa tutt'altro che semplice, in maniera corretta. Partiamo dall'alto e poi andiamo ad analizzare ogni componente, ogni parte del corpo per vedere come stare in acqua. Innanzitutto il principio fondamentale è che io vado all'indietro, per cui mi devo fidare di quello che succede dietro di me senza poterlo vedere. E in questo la testa ovviamente ha un ruolo che è fondamentale. Devo tenerla alta e al tempo stesso morbida. Non devo guardare il passato, quindi quello che succede giù dai piedi, ma devo immaginare quello che sta arrivando dall'altra parte. Mento alto che mi aiuta a tenere alto anche il bacino e a sostenere una gambata efficace. Le spalle devono rimanere estremamente morbide. Forse il dorso è lo stile dove il collegamento tra tronco, spalla e braccio è più immediato e più percepibile da chiunque. Spalle morbide per permettere una circonduzione di braccia che sia efficace e quindi che mi porti ad accompagnare il movimento della bracciata stessa e procedere in direzione dietro. E siamo arrivati alla parte centrale del corpo, il mio core, che deve essere sempre molto stabile e al tempo stesso morbido. Se tutto va in direzione corretta, se sto facendo bene i movimenti che abbiamo spiegato in precedenza, non ci sono grossi problemi. Per ogni tanto tornare con l'attenzione a quello che succede al centro del mio corpo è molto importante. Per cui teniamolo sempre sostenuto, ogni tanto ci mandiamo un pensiero, perché attraverso il core ovviamente passa tutta la stabilità della nuotata stessa dorso. E arriviamo infine alla gambata, che deve rimanere morbida e deve essere completa, quindi parte dal gluteo e arriva fino alla punta del piede. Una gambata che stabilizza tutto quello che è il movimento del tronco e delle braccia, senza però essere imbullonante, cioè deve accompagnare il movimento, e questo è evidente in qualsiasi filmato voi andiate a vedere anche nei grandi nuotatori. Un po' di oscillazione verso destra, verso sinistra della gambata c'è sempre, non deve diventare eccessiva. Come respiro nel dorso? In maniera naturale, vero, c'è la fortuna di non essere legato alla respirazione in acqua e quindi all'espirazione bloccata dalla densità dell'acqua stessa. Questo però non toglie il fatto importantissimo che la respirazione debba essere calibrata bene, regolare e non improvvisata di volta in volta. Personalmente prendo il braccio sinistro come riferimento, inspirando quando vado in recupero ed espirando quando vado in spinta. We'll be right back.
Il dorso ha una grande problematica, aggiuntiva direi a tutte le altre, che non so dove sto andando, quindi che direzione tenere. Per questo devo prendere dei punti di riferimento. Il più semplice solitamente in piscina, quando nuoto indoor, è avere il soffitto. Quando nuoto outdoor, e vale ovviamente anche per le piscine al coperto, posso tenere la corsia come riferimento. Con la punta dell'occhio riesco a percepire dov'è la corsia e la tengo di conseguenza sul mio occhio sinistro a una distanza sempre stabile per poter andare il più dritto possibile. Le bandierine servono proprio per la virata. Quanto manca al muro? 5 metri. È uguale in tutto il mondo. È codificato e vale come punto di riferimento. Una confidenza? Campionati europei di Berlino 2014, montarono la piscina all'interno del velodromo. Il soffitto seguiva la pista del ciclismo. E la direzione per i dorsisti in quell'occasione molto complicata, se ne sono viste delle belle. Praticamente andavano tutti a caso, forse sarebbe meglio dire a pesca. Uno dei motivi della grande popolarità del nuoto è da andare a recuperare dai pediatri. Negli anni 70 hanno incominciato a consigliare a tutti i ragazzini di andare a nuotare perché faceva bene alla schiena, faceva bene alla scoliosi e il dorso in maniera particolare. Ne abbiamo parlato anche con Laura. Qui trovate il video. La mia opinione è che il nuoto fa molto bene, che il dorso fa molto bene, ma se lo nuoti bene è meglio. Iscrivetevi al canale, mettete like, nella prossima puntata andremo a parlare della bracciata nel dorso, io intanto vado a scaldarmi un attimino.